Vi comunico che il Comune di Roma è riuscito a raccogliere già più di 250.000 euro con l'iniziativa Roma Adotta Matrice, che a breve saranno inviate le lettere ai sindaci dei comuni coinvolti, nelle quali gli chiederemo di presentarci uno o più progetti per le loro città che i cittadini romani sceglieranno e sulla base del quale poi inizieremo i finanziamenti di queste opere. Nelle parole della sindaca Raggi, i primi risultati del progetto Roma Adotta Amatrice, la raccolta di fondi avviata dal Campidoglio all'indomani del 24 agosto. Ora la solidarietà si sposta a mensa, solidarietà in mensa, il titolo. Amatriciani per un giorno, lo saranno giovedì prossimo 24 novembre i bambini di 800 scuole romane, ai quali a mensa saranno serviti da mangiare un primo e un secondo tipici della tradizione culinaria di quei luoghi distrutti dal sisma. Un aiuto concreto per insegnare anche ai nostri bambini il valore della solidarietà. L'emergenza non finisce nel momento in cui si spengono i riflettori, loro continuano, la ricostruzione non è ancora iniziata, devono ancora rimuovere le macerie, come ci stava dicendo, quindi di fatto la loro emergenza continua anche se non se ne parla più e quindi è compito poi delle amministrazioni continuare questo lavoro che ci si propone di avviare sicuramente all'indomani. No, degli eventi. E poi però dare questa continuità è importante e farlo anche insieme ai bambini è doppiamente importante perché li deve abituare a una società solidale, a una comunità inclusiva nella quale siamo veramente tutti parte della stessa famiglia. Oggi è un'iniziativa che nasce da uno spunto del sindaco di Amatrice. Abbiamo ascoltato qualche settimana fa una sua intervista e disse qualcosa che personalmente mi colpì molto. Disse: aiutatemi a ricostruire la scuola e riuscirò a ricostruire la collettività e la comunità di Amatrice. Sinergia tra amministrazioni, tra enti locali, sinergia con gli operatori del settore, valorizzazione dei prodotti locali e delle ricette della tradizione. Questi sono gli elementi che abbiamo pensato di valorizzare in questa iniziativa, che è stata realizzata grazie sia alla sinergia tra gli operatori, ma anche grazie a un ente locale, Roma appunto, che ha voluto e saputo realizzare, questa iniziativa. Di quel menù solidale una percentuale a pasto per un totale che dovrebbe essere di circa 30.000 euro andrà alle popolazioni del Reatino proprio per il sostegno alla refezione scolastica in quei luoghi. Un gesto di solidarietà che non deve avere confini di tempo né di età, ha spiegato l'assessore alla scuola di Roma, Baldassarre.